Questo non te lo levi più dalla testa. Pensa dunque. No, 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 no. Yeah, 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 yeah. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovissimo video qui in Abo 1926. Che vi parla? E ragazzi, siamo tornati in questo mio nuovissimo video molto, molto particolare. Perché? Perché questo non è né un vero e proprio video post partita, né un vero e proprio video reazione, né un vero e proprio video commento. Diciamo che è un video un po' miscuglio. Allora ragazzi, prima di tutto mi dovete perdonare se io non ho portato il post partita della purtroppo sconfitta del Napoli contro la Roma. Mi dovete credere, sono rimasto molto rammaricato, a parte per la sconfitta, ma proprio per non essere riuscito a portarvi il post partita. E veramente mi devo scusare, perdonatemi, perché io non ho avuto il tempo materiale. Perché? Perché in due parole ve la descrivo brevissima. Io sono andato allo stadio, quindi anche la doppia beffa, tra poco ne parleremo. E tornando molto tardi non ho avuto la possibilità di fare il video. Il giorno dopo era il compleanno di mio fratello, ve lo dico, e quindi a parte che mi sono svegliato tardi, ma in generale non ho avuto la possibilità di fare il video, anche perché di lì a poco è arrivata la triste e tragica notizia della morte di Davide Astori. Sicuramente nessuno vedrà della famiglia di Astori questo video, nessuno di importante, però io sono molto molto vicino alla famiglia di Davide Astori, do le mie condoglianze e mi auguro che veramente questa cosa non possa succedere più, perché ragazzi veramente io credo che Astori, a parte che era un grande giocatore, perché comunque si parla di un giocatore della nazionale, un giocatore molto importante della nazionale italiana e in generale del calcio italiano, ma io credo che, da come è stato descritto, era anche una brava persona, e quindi perdere le brave persone è sempre un peccato, come si suol dire, sempre i migliori se ne vanno, e veramente mi dispiace col cuore. E io non me la sono sentita ieri mattina con questa notizia di fare il video post partita, perché ieri, come ha detto più di uno delle persone famose, quindi di certo non mi sto inventando nulla, non era un momento per parlare di calcio, bensì bisognava stringersi solamente a Davide Astori e al suo ricordo, che è purtroppo più fresco che mai, dato che è morto ieri per cause, si dice, naturali, anche se adesso si è aperta un'inchiesta per omicidio colposo ai danni di Astori, però ad ignoti, e sembra sia morto per un arresto cardiocircolatorio. Io ragazzi, parlando della partita, diciamo che questo appunto è un mezzo anche video post partita per parlare un po' di quello che è accaduto a questo Napoli. Che cosa è accaduto, ragazzi? Abbiamo perso una bruttissima partita contro la Roma, una partita che non andava persa, che però altro motivo per cui non mi sono sentito così in dovere di portarvelo con quella notizia ieri è stato il fatto che obiettivamente io tutte queste colpe da parte del Napoli non le vedo. Sicuramente ragazzi sarà un video molto diverso da quelli che avete potuto vedere da altri youtuber, per esempio vi consiglio di andare a vedere quello di Partenopei Gamer, sicuramente sarà molto diverso, ma perché era uno sfogo sul momento. Io adesso lo sto portando a due giorni dalla partita, quindi anche a freddo, probabilmente forse anche migliore, perché è un post partita con le idee più chiare, più a freddo, in modo tale che vi possa analizzare meglio la partita. Naturalmente non è stato voluto, perché come vi ho detto io non ve lo volevo portare così tardi, bensì subito come faccio sempre, ma non c'è stata la possibilità. Il Napoli non ha avuto colpe, cioè non è che non ha avuto colpe ragazzi, abbiamo perso una brutta partita, perché io credo che la Roma, abbiamo perso 2-4, eravamo passati in vantaggio con Insigne con un bel gol,
un bel gol di Insigne su assist di Mario Rui, a cui poi è stata attribuita la sconfitta del Napoli, 4 e mezzo su tutti i giornali. Ragazzi, ma Mario Rui ha sbagliato alla fin fine solamente l'ultimo gol della Roma, e ha passato, ma ormai la partita era persa, 3-1, 4-1, oramai lì la partita era persa, non potevamo fare più nulla, il Napoli era completamente in ginocchio, e Mario Rui ha fatto un errore che però alla fine non è che è il risultato decisivo, bensì Mario Rui ha fatto un'ottima partita fornendo appunto anche l'assist a Insigne, ma il crollo, ragazzi, è stato un po' per sfortuna, perché lo stesso Mario Rui, dopo un minuto dal gol di Insigne, si è ritrovato con noi che praticamente ancora stavamo esultando sullo stadio, un tiro deviato di Under che praticamente prende questa parabola assurda, e Reina che non può fare nulla. Ragazzi, un'altra cosa, tutte le colpe oltre che Mario Rui a Reina. Dove sono queste colpe di Reina? Il primo gol ve l'ho appena descritto, un gol impossibile da prendere per Reina. Il secondo gol, ragazzi, il secondo gol della Roma è un gol su cui veramente Reina non poteva fare nulla, perché lì l'errore è stato di Albiol, perché Albiol si è perso Dzeko in aria, Dzeko è saltato più in alto di Albiol, ha preso la palla di testa e l'ha messa veramente benissimo, quindi anche complimenti a Dzeko. E Reina lì non poteva fare nulla. Così come il terzo gol è un vero e proprio capolavoro del bosniaco, che praticamente ha messo la palla nell'angolino, un gol alla Insigne ha fatto Dzeko, che non ha di certo questo piede fatato, chissà come contro il Napoli si è fatto uscire questo gol assurdo, e purtroppo ha segnato il gol del 3-1. Il quarto gol, ragazzi, stava davanti alla porta, è stata sì colpa di Mario Rui, ma colpe di Reina non ce ne sono. Io credo che, ragazzi, il motivo fondamentale della sconfitta è stato più che altro una perdita, diciamo, del Napoli al centrocampo. Al centrocampo sono stati superiori non tanto di qualità, ma più che altro di quantità. Io credo che sono riusciti a coprire quegli spazi e a fare quel pressing che non ha permesso al Napoli di andare in profondità, di fare il suo gioco. Hanno coperto Jorginho benissimo, tra Strootman e Nainggolan veramente hanno fatto molto molto bene. Io credo che più che sì, ci sono state delle colpe del Napoli, però ragazzi, io credo che la maggior parte sono dei meriti della Roma, che come al solito, ragazzi, scusatemi il francesismo, ci viene a rompere il cazzo a noi in casa, e questo è l'ennesimo anno che ci viene a rompere la Roma in casa. Ma che cosa volete da noi, questi romani, che ogni anno vengono sempre a rompere e a farci perdere punti in casa? Abbiamo perso dei punti gravi, ragazzi, perché adesso, anche se non è finita, molto probabilmente dovremmo andare per forza a vincere a Torino. Perché? Perché la Juve vince all'ultimo minuto, con lo stadio che esultava, convinto, chissà chi aveva dato la notizia che la partita era finita, invece no, bruttissimo, ragazzi, una sensazione bruttissima, stavo con la radio nelle orecchie, chissà chi ha dato la notizia che la partita era finita in quel momento, i tifosi del Napoli hanno iniziato a esultare, chi non salta il Juventino. Io stavo sentendo il telecronista della radio che diceva gol, gol di Dybala. Veramente è stata una cosa, ragazzi, veramente terrificante, che già da lì ha fatto capire che serata sarebbe stata. Veramente una serata stregata, con la sconfitta del Napoli e la vittoria della Juventus all'ultimo minuto con un gol di Dybala, devo dire la verità, abbastanza fortunoso, perché io non credo che Dybala volesse metterla lì, non credo proprio. E come al solito, ragazzi, veniamo sempre beffati, non ci sta niente da fare, non ci sta niente da fare, nonostante, ragazzi, immaginatevi come stavo la sera, nonostante che adesso siano passati 2 giorni, ancora ho da sfogarmi, perché purtroppo, ragazzi, sono molto incazzato, perché adesso dobbiamo essere costretti, già prima lo eravamo, ma adesso siamo proprio costretti ad andare a vincere a Torino, anche perché molto probabilmente, anche se non è detta l'ultima parola, la Juventus vincerà contro l'Atalanta, che ormai si sa, è come se fosse diventato un circoletto di amici là, quindi sarà molto difficile che l'Atalanta riesca a strappare i punti alla Juve. Certo, nel calcio tutto è possibile, però noi ce l'auguriamo, ma sarà molto difficile, e il Napoli sarà costretto. Però, ragazzi, forse da un lato non dico che è meglio, però il fatto che il Napoli debba andare a Torino senza nulla da perdere, cioè sotto, forse è meglio, perché se no facevamo la fine di 2 anni fa, quando il Napoli stette poi si accontentò del pareggio, e alla fine sappiamo tutti benissimo come è andata a finire.
Detto questo, ragazzi, io chiudo qui questo video molto particolare, una specie di post partita. Mi raccomando, lasciate like e iscrivetevi al canale. Ancora un abbraccio fortissimo da Story, che da lassù ci starà guardando, e gli auguro di rimanere in pace nei secoli in paradiso e di passare un'eternità, diciamo, tranquilla, perché veramente un ragazzo così giovane non si meritava di morire così presto. Io vi saluto e noi ci vediamo. Al prossimo.